È tutto appannato, non si vedrà mai nulla. Non avrei mai pensato veramente un mio ritorno su YouTube, un ritorno sul canale sotto la neve dove è tutto bianco. Cioè, non è che cioè, questo è un muro che è bianco di suo. Fa un freddo, che bel ciuffo! Fa freddissimo e siamo ad Edimburgo. Non so più parlare. Un Edimburgo innevata. Oggi è 24 dicembre. No, non è vero, oggi è 28 febbraio. Sono appena rientrata dalle ferie in Italia e mi sono ritrovata in questo paradiso bianco che è Edimburgo, che è una città spettacolare, piena di neve. Guardate che meraviglia. Niente, siamo sotto bufera di neve, che si è tra l'altro appena calmata, perché veramente da stamattina l'ha buttata di santa ragione. È nevicato, nevica da ieri, però ieri era più un nevo non nevo, era nevico non nevico, e nevico sì, mentre oggi è stata proprio wow, neve ad oltranza tutto il giorno e c'è stata, io mi sono ritrovata in centro nel pieno proprio della bufera di neve. E sono entrata in un pub e ho preso una zuppa caldissima. Non so dove mettere i piedi. E niente, adesso invece la bufera si è calmata e non sta più nevicando, però ci lascia un paesaggio meraviglioso, un Edimburgo bianchissima, bella e bellissima. Bene, sì, sono tornata sul canale, sono tornata attiva. Ci saranno tantissimi video in arrivo nei prossimi giorni. Questo è semplicemente un vlog di rientro a casa dopo la bufera di neve. Sono uscita stamattina per delle commissioni veramente importanti perché se non avessi avuto cose serie da fare sarei volentieri rimasta a casa con i termosifoni a palla, pronta a pagare 800 pound di bolletta, però c'era anche un freddo impossibile. E infatti adesso vado a casa, preparo una cioccolata calda e sarò a casa e Netflix tutta la sera perché fa veramente freddo. Poi qui non conosco nessuno, quindi non è che dici esco, vado a giocare a palle di neve con gli amici, vado a bere una cosa calda. No, sono sola, quindi me ne sto a casa a montare video per il canale. E niente. Quando questo video uscirà probabilmente sarà estate tipo in Italia e voi dite ma guarda che neve di Edimburgo, invece no, è un video di febbraio, 28 febbraio 2018, ci credete? Sono 4 anni ormai che sono nel Regno Unito e niente ragazzi, vi lascio all'Edimbra, vi lascio all'innevata Edimburgo, che freddo! La rubrica breve storia triste, quando non conosci nessuno ad Edimburgo, non hai nessuno con cui giocare a palle di neve e non hai l'ispirazione per farti da sola un pupazzo di neve, vai scrivendo sulle macchine forza Foggia, Foggia e anche Suca. Quindi ho capito che la gente che posta quelle foto, fa quei video con la scritta Suca, eccetera, e gente come me sola che non ha nessuno con cui giocare sulla neve, allora scrive minchiate sui finestrini delle macchine. Allora andiamo il via ad una serie di Forza Foggia Suca. Cioè, questa è la situazione, non si capisce il marciapiede dove inizia, dove finisca. Queste in teoria sono, queste sono porte di case con delle scale che non sappiamo se ci sono ancora.
guardate, tutto sommerso dalla neve. E tra l'altro sono stata con degli amici che vivono in Scozia da un po' di tempo, 4-6 anni, e mi hanno detto che questa è la prima volta da quando loro sono qui che la Scozia ha dato il codice rosso, cioè siamo sotto veramente, c'è l'apocalisse, ecco qua si vedono delle scale, qualcuno le ha pulite. C'è veramente l'apocalisse, abbiamo visto gente saccheggiare i supermercati perché non si sa insomma quando la bufera di neve smetterà. Siamo messi male. Allora, per me che vengo dal sud Italia e che ho vissuto in Inghilterra per 3 anni e di grandi nevicate zero, questo è tipo il top del top. E ho sopravvissuto a 2 giorni di bufera di neve qui ad Edimburgo. È una situazione fantastica perché c'è veramente tantissima neve e la neve mi arriva davvero alle caviglie ed è fantastico perché Edimburgo è meravigliosa di suo, poi col castello tutto innevato, le montagne piene di neve, è una cosa fantastica. Però i disagi non sono pochi, perché considerate che è veramente tutto chiuso, compresi i supermercati, c'è il codice rosso, hanno stoppato anche tutti i mezzi di trasporto pubblico e l'unico trasporto pubblico garantito fino ad oggi è quello dell'autobus che fa praticamente dal centro all'aeroporto, dall'aeroporto al centro, ma la situazione è veramente tragica. Tra l'altro sembra l'apocalisse perché quei pochi supermercati che erano aperti fino ad ora di pranzo sono stati proprio saccheggiati dalla gente, perché ovviamente non sappiamo quando la bufera di neve terminerà e soprattutto poi anche per le consegne alimentari nei supermercati stessi, intendo, ci vorrà tempo. Un paesaggio senza dubbio fantastico, però mamma mia che freddo e mamma mia che disagi.